di quelli che ha partecipato dimenticherà il Consiglio Comunale, ma io credo che nessuno di quelli che è stato alla fiaccolata oggi e qui questa sera dimenticherà l'una e l'altra di queste manifestazioni. E volevo aggiungere però un'altra cosa, che prelude un po' al finale della, con cui ci poi ci lasceremo, perché è quasi l'una. Ma io non me ne sono proprio accorta, cioè, dalle facce che vedo direi che è una cosa, una sensazione condivisa, mi sembra che stiamo tutti proprio bene. E devo dire che questo sentirsi così bene è una gran bella cosa, ma non è una cosa da sottovalutare, perché è nata dalla condivisione di cose profonde, di cose importanti, condivisione che anche un po' romana questa sera esemplificava tenendo il tempo di rap, è una ragazza, no? Lo sappiamo, però come romana c'è una cosa nuova che ho notato in queste settimane casalesi, belle settimane casalesi, è che come romana ha condiviso musica rap, come io che adoro Mozart eccetera e poco più, ho condiviso delle musiche, ho apprezzato delle musiche, anche quelle più pestate, non so come, forse non si dice così, però non sono capace di esprimermi diversamente. Ecco, ci sono tanti ragazzi, tanti giovani che hanno condiviso insieme a noi, non troppo più giovani, dei valori importanti. Ci sembra, a me sembra una cosa da non lasciar perdere, da non trascurare. Mi piacerebbe che questo sentire comune continuasse. In fondo abbiamo fatto politica nel senso più bello, più profondo del termine. Si dice... per suddividersi poltrone e potere, che questo qui non c'è. Abbiamo fatto politica nel senso di parlare, di condividere dei valori importanti, di fare delle scelte insieme che sono state pensate e sono state molto, molto significative per tutti. C'è una canzone di Gaber, che è La Libertà, che mi sembra descriva benissimo quello che è avvenuto in questi giorni, in queste ultime settimane a Casale. Dice che la libertà non è uno spazio libero, ma la libertà è partecipazione. Io vorrei che queste parole, adesso vedremo un video in cui Gaber canta questa canzone, vorrei che queste parole ci accompagnassero per questa notte, in cui forse un pochino dormiremo anche, e poi però per tutti i giorni futuri in cui dovremo stare ben svegli, perché i valori che a volte sembrano, ci abbiamo per scontati, come fossero acquisiti per sempre, invece non è vero, bisogna starci attenti e seguire, insomma, capire e partecipare. Io ringrazio davvero di cuore tutti i gruppi che sono intervenuti, per la bellezza di questa serata. Non dico più altro, nient'altro, e buonanotte a tutti.